così, diciamo, Nel loro prime, ovviamente. Il miglior mondello. Calma, 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 calma. Facciamo le cose in ordine. Facciamo le cose in ordine, Infatti, sistematico. toglimi, esatto. Chi preferite tra Montella e Prandelli, per quanto fatto a Firenze? Chi vuol partire? Scegli. Io ti dico malincuore, ma Montella. Io, se devo guardare le posizioni, non siamo mai arrivati in Champions League con Montella, ma siamo arrivati tre volte quarti, e negli anni Prandelli quello voleva dire tre volte in Champions League. Poi lì, per un periodo, l'Italia ebbe solo tre slot per la Champions League, però io il calcio visto con Montella non l'ho visto nemmeno con Prandelli. Cioè, ragazzi, si giocava a memoria, a parte qualche partita storta, quella era una Fiorentina che, se secondo me non si infortunavano Rossi e Gomez, non vi dico si vinceva lo scudetto, ma tra le prime tre si entrava a mani basse. Proprio si è fatto male a tutti, si è fatto male. Si è mar Una semifinale di Europa League, una finale di Coppa Italia che si è persa in una maniera che non voglio ricordare, perché mi sembra poca colpa nostra e tanta colpa di certe tifoserie, però non voglio fare il polemico. Una squadra in quella maniera, squadra e allenatore in quella maniera, non si sono più riviste a Firenze, secondo me. Gabri? Senza nulla togliere a Prandelli, che ha fatto benissimo comunque. È l'equivalente di scegliere tra il padre e la madre, è l'equivalente di scegliere tra due che, quando sono tornati, hanno un po' sciupato il ricordo che avevano lasciato. Onestamente, sono due periodi e due epoche diverse, ma uguali sotto un certo aspetto. La Fiorentina dalle ceneri venne ricostruita con due grandi personalità, due grandi uomini, due grandi allenatori che hanno dato la loro identità alla squadra. Parlavamo prima di Prandelli, una Fiorentina più concreta, più operaia, e Montella invece una delle Fiorentine più belle a livello proprio anche estetiche, a livello estetico, pardon, di tutte quelle che ho potuto vivere. Dico Montella perché è riuscito a concretizzare qualcosa in più, raggiungendo una finale di Coppa Italia, la semifinale di Europa League, insomma, ha fatto forse qualcosina in più. E poi dico Montella perché lui, diciamo, arrivò sì, come una grande scommessa, mentre Prandelli comunque arrivò dopo anni importanti, dopo anni da allenatore vero. Cioè, quindi Prandelli arriva come un allenatore vero che deve far bene alla Fiorentina. Montella arriva con la grande scommessa. Su quella scommessa ci scommette tutta Firenze, ed è una scommessa che ci ha fatto esaltare da morire. A me l'unica cosa che mi dispiace tantissimo per entrambi è il fatto che siano tornati a sciupare un ricordo che per me è un qualcosa da tenere, io penso, per sempre nella mia vita da tifoso, perché onestamente queste due legacy, se vogliamo, usiamo questo termine un po' da NBA, un po' improprio, non so se ne vedremo ancora di così belle, di così importanti. Allora, vado io perché Gabriele purtroppo ha detto due o tre inesattezze, vanno subito, ancora qualcuno si disconnette, dice che a passione fiorentina diciamo inesattezze. No. Allora, come traguardi, i traguardi che ha raggiunto Prandelli, Montella non li ha raggiunti, perché un ottavo di finale di Champions League, un girone vinto di Champions League, Montella non ha mai raggiunto, una semifinale di Coppa UEFA ha perso i rigori, poi mi direte anche con Montella abbiamo perso una semifinale, ma con Montella abbiamo perso nettamente, con Prandelli cioè, meritavamo di passare. Prandelli ci ha fatto arrivare anche secondo in classifica. Secondo me, allora, come valore dell'allenatore, Prandelli molto più bravo di Montella, e dico anche un'altra roba. Arrivano come due scommesse, Gabri, perché Prandelli arrivava dal Parma, alla Roma, praticamente non c'era mai stato, aveva allenato solo il Parma prima della Fiorentina. Parma, Verona, ma era una scommessa, e Montella aveva allenato Roma e Catania, quindi sostanzialmente erano due scommesse. Allora, come valore dell'allenatore, Prandelli batte Montella. Prandelli è un allenatore molto più bravo di Montella. Prandelli ha portato anche la nazionale alla finale, a giocarsi la finale dell'Europeo. Quindi, come valore e spessore dall'allenatore, Prandelli meglio. Anche perché Prandelli ha avuto a disposizione, dobbiamo ammetterlo, una rosa molto più scarsa rispetto a quella di Montella. Montella aveva una qualità pazzesca che Prandelli non ha mai disposto. Però, per come ci ha fatto divertire Montella, il calcio fatto vedere dalla Fiorentina di Montella è un calcio meraviglioso. Secondo me, per quanto visto da me, quella è stata la Fiorentina più bella della storia. Cioè, con Montella, soprattutto il primo anno,
12-13 è stata la Fiorentina più bella della storia, con uno spettacolo unico, con un calcio unico. Quindi io dico Montella perché ci ha fatto divertire di più a livello estetico. Ema? No, ti interrompo soltanto un attimo per ricordarti che lui porta il Verona in Serie A dalla Serie B, che era una cosa che non accadeva da una vita, e al Verona quello lo porta al nono posto al primo anno di Serie A del Verona, e poi lui al Parma della Coppa UEFA prima di venire a Firenze, che non era la Coppa UEFA di Malesani, ovviamente, non fraintendete, però era un Parma della Coppa UEFA, lui era il Parma di Girardino. Sto guardando adesso. Ha fatto la Coppa UEFA facendo 10 presenze e 10 partite in 2 anni, 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Però due quindi posti col Parma. Parma e Verona con tutta ma non era il Parma, il Parmuccia, cioè era il Parma vero, era il Parma vero. Parma di Cilardino. Non era un allenatore vero, Gabriel, cioè non era un allenatore affermato, Prandelli. Beh, sicuramente lo era più di Montella dopo un anno a Catania. Montella è stato anche a Roma. Sì, sì, però subito allenatore degli allievi. Lui era allenatore degli allievi, subentrò. Sì, ma subentrò perché era allenatore degli allievi. Esonerarono, se non mi ricordo male, Zeman, e lui traghettò la Roma per 3 mesi alla fine della stagione. Poi va a Catania e fa un anno a Catania, fa benissimo. E fa un anno e arriva nuovo. Fa un anno di Serie A. Per me due allenatori... Aveva fatto 2 anni di Coppa UEFA. Prandelli era una scommessa come era una scommessa... Okay. Se dici per te mi sta bene. No, io parlo sempre a nome mio, Gabri, non parlo mai a nome della storia. No, lo so, però ti dico, in generale faccio il precisino, quando arriva a Firenze arriva nella parte ascendente della carriera, comunque. Capito? Gabri, ha allenato il Verona in Serie B e il Parma con tutto. No, prima aveva l'Atalanta e prima aveva l'Atalanta in B, però non te l'ho citata, ma aveva l'Atalanta. Serie B, però, sennò... Però non è l'Atalanta di ora, No, Serie B. No, certo. Ma... ragazzi, allora partiamo dal presupposto che io Prandelli ero veramente piccolino, cioè avrò avuto massimo 9-10 anni massimo, quindi non è che ho questi grandissimi ricordi, a parte mi fa che sul fuorigioco di col Bayer spacco il tavolino e mia mamma che lo inseguì per tutta casa. Bestemmie grosse. Ragazzi, che non ha bestemmiato quel giorno è un po', sta in Vaticano in questo momento, non si spiega. Montella mi ha fatto piangere dalla felicità, cioè io quel 4-2 ragazzi, cioè, la Fiorentina era troppo bella, cioè era una Fiorentina troppo bella, cioè eravamo troppo belli, a noi ci ha fermato la sfiga, perché se Rossi non si rompeva con Mario Gomez, siamo d'accordo Emma. Io non lo so ragazzi, io non lo so, ma si era lì, senza giocatori si stava facendo il devasto quell'anno. Troppo bella. Io dico Montella, ma perché l'ho vissuto anche di più. Cioè, proprio ho vissuto bene quegli anni e eravamo troppo belli. Io dico Montella. Anche se riconosco che Prandelli ha fatto molto bene. C'è da dire, aveva anche dei giocatori della Madonna. Tommy? Non ti sento. Tommy, ti sentiamo. Vai. No. Non ti sentiamo. Prova a entrare e uscire, non lo so. Piero, tu hai detto? No, Piero. No. Vai. A parte faccio il precisino che non sono Prandelli, prima di andare di venire alla Fiorentina, l'anno prima andò a Roma, stette un giorno e poi... Sì, l'abbiamo detto. Ah, non avevo sentito, perdonatemi. Io sono d'accordo con tante cose che avete detto. La Fiorentina più bella che ho visto da veder giocare probabilmente è quella di Montella. E ne ho viste tante, ricordo quella di Trapattoni, altri tempi. Però per la mia idea, Prandelli è arrivata alla Fiorentina che aveva sì Toni, sì, poi c'aveva Fiore, Donadel, e ha plasmato una squadra con programmazione che è arrivata a meritare un quarto di finale di Champions, che sappiamo per il motivo per cui non ci siamo andati, close in fuorigioco. È come scegliere tra i babbo e la mamma, c'ha ragione Gabri, però forse perché ero più giovane mi viene da dire Prandelli, senza nulla togliere a Montella che ha fatto il calcio e mi è divertito di più a Firenze. Però sai cosa, ti aggiungo una piccola cosa velocissima. Quando ad Anfield
arriva il gol del pareggio di Jorgensen e vedi entrare in campo Marchionni e Vargas e dici: aspetta, c'ho questi due in panchina, siamo diventati forti. È la prima volta dal 2000 in poi, dalla rinascita, che ho detto siamo diventati forti, perché poi la vai a vincere con Vargas che strappa due difensori, la mette in mezzo, quindi mi ha ridato quella vitalità da tifoso Prandelli che avevo perso dopo il fallimento, e forse sono un po' di parte per questo, ripeto, ammettendo che il calcio di Montella era più bello, però con una squadra più pronta. No, no, Tommy è tornato. Mi sentite ora? Sì. Vai. Un attimo. Vai, Tommy. Allora, io sicuramente per l'età che ho vissuto più Montella, ma perché anch'io quando c'era Prandelli avevo 7-8 anni, quindi mi ricordo qualcosa, ma da tifoso l'ho vissuta sicuramente meno, e soprattutto il primo anno di Montella è veramente un calcio spettacolare, poi l'anno che è esploso Gonzalo, Borca Valero, e l'anno dopo che insomma c'era tutto entusiasti per l'arrivo di Gomez, Pepito Rossi, poi si sono rotti tutti e due, quindi diciamo io ho un ricordo di Montella che rispetto al ricordo che ho io di Prandelli è superiore, poi mettici anche 4-2, penso sia la prima partita in cui io ho pianto la partita più bella, quindi... io non lo so, però per me è la partita più bella che ho mai visto della Fiorentina. Ora credo... Sì, no, anche io. Per tutti, non so. Se c'è una partita anch'io, però non disdegno neanche il 2-3 a Torino di Prandelli. No, perché... Comunque, il giocatore più forte della Fiorentina dal 2000 in poi. Assolutamente sì. Sì. Posso dire forse, ma ce n'è anche forse un altro paio che sono, che non è che magari non nel ruolo di muto, però per me Rossi senza l'infortunio era forte quanto muto, secondo me. Lo so, però purtroppo ha tirato fuori Flav. Forse che stiamo parlando e siamo stati un attimo sbagliato. E siamo stati tutti d'accordo sul molto male la regia di ogni santi, eh? Ma cosa stai facendo? No, in realtà volevo mettere noi perché non mi piaceva come stavamo prima, però è l'unico modo per puoi metterci anche sotto volendo, se sì, lo so, ma purtroppo andiamo a tagliare troppo il video, l'ho messo prima, ecco perché poi ho cambiato. Come ho detto, questo visto abbiamo quasi tutti scelto a fine di Montella, ci rivediamo qualcosina mamma mentre parliamo mia della Fiorentina di Montella, nella Fiorentina meravigliosa. No, io vorrei ricordare che quell'anno lì, dopo che Rossi e Gomez si sono rotti tutti e due i ginocchi, noi si è giocato tutti i gironi di ritorno con Matri davanti. Grande Mitra, ragazzi. Due gol col Catania, tutti. Oh mio Dio, poi non fece più niente. No, ne fece altri due. Sì, vabbè, capri, ma giocare con Rossi o Gomez o già con Matri, cioè, te lo devo fare... Oh, ragazzi, ma il primo anno di Montella si gioca con l'Orrendo, hai detto no, la Rondo. No, calma, fa tre partite la Rondo, dai, non scherziamo. Lo so. Mi ricordo lo striscione. Giocavamo 4-3-3 o 3-5-2, quando giocavamo 3-5-2 giocavano gli Aic, Jovetic. Sì, lo so. Giocavamo a 3, giocavamo quadrato, Jovetic, gli Aic. No, lo so, Flavio, era per fare una battuta. Poi Tony fece benissimo, fece 9 gol. Ha fatto 8 gol, ma quasi mai, era un dodicesimo, era un panchinato. Oltretutto, ragazzi, vi volevo dire, secondo me, lo so, magari sono di parte perché per me è un idolo, ma a livello di mutuo, no, non per il ruolo e per ciò che ha fatto, ma per quello che è stato per la Fiorentina e per il cervello che era, Borca Valero per me è uno dei più forti degli ultimi 20, forse non il più forte degli ultimi 20 anni della Fiorentina, secondo però, me. Ragazzi, ma sbaglio. Ragazzi, non sto dicendo che era scarso. Sì. Non ho detto che era scarso. Penso sia indiscutibile. Amico. Cioè, uno fa 50 gol con la Fiorentina, non facendo la prima punta, facendo quel ruolo, faceva Mutu. Io penso sia indiscutibilmente più forte degli ultimi 20 anni. Certo, ho visto. Io penso solo una cosa semplicissima. Di giocatori forti ne abbiamo avuto ruolo per ruolo. Basta, mi viene in mente Pizarro, me ne vengono in mente tanti,
però Mutu era uno che ti decideva, era, è stato il giocatore più decisivo che abbiamo avuto dal 2000 in poi. Ti vinceva le partite giocando due minuti su 90 che stava in campo, ma le vinceva e non lo puoi mai discutere. Poi ragazzi, vi faccio vedere una foto che facevo vedere. Era 8 anni fa, quando tornai in visita a Firenze, andò a mangiare con degli amici, si incontrò il grande direttore Pradek. All'epoca era stimato perché ci aveva fatto una Fiorentina bella.